La sfida sarà tra Umberto Mauriello e Giulio Pennisi, in rigoroso ordine alfabetico. Uno dei due sarà il prossimo presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore. Le elezioni sono state fissate per l'11 e 12 ottobre prossimi, una 2 giorni durante la quale gli iscritti saranno chiamati ad eleggere i loro rappresentanti in seno al più importante organo rappresentativo della classe professionale. L'occasione elettorale segue la proroga dell'organismo uscente determinata dall'emergenza Covid, periodo che ha impegnato fortemente i commercialisti nel sostegno di tutte le classi economiche e sociali del territorio, ora attesi dalla sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un momento importante dunque per la comunità, perché il rinnovo dell'ordine svilupperà il confronto interno alla categoria in nuove proposte e occasioni per gli operatori dell'agro, della valle, dell'Irno e Metelliana. Come si diceva, a confrontarsi saranno due liste, quella presentata da Pennisi, i commercialisti professionisti sempre, e Idea diversa da seguire di Mauriello. Pennisi proviene dal lungo impegno nelle file dell'Unione Giovani Commercialisti, proseguita poi in seguito. In lista c'è un numero uguale di donne e uomini, riunendo nella stessa lista professionisti giovani e di più lunga iscrizione, coagulando e esprimendo la voce dei sindacati e delle associazioni di categoria, puntando sul valore dell'inclusione. La lista di Mauriello rappresenta l'evoluzione e il completamento di un progetto iniziato nel 2016. Si scrive nella nota: il senso di appartenenza alla categoria, la passione, la dedizione, lo spirito di servizio nei confronti di ogni singolo iscritto sono valori che contraddistinguono gli obiettivi passati e futuri. Fare, migliorare e consolidare sono i tre verbi utilizzati per la campagna elettorale da Mauriello in questo periodo.